Buongiorno, sono Antonella Ferrero e sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Oggi vi parlerò del contributo dell'Università di Torino al progetto Children DigiCore. Il progetto Children DigiCore è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che si propone di sviluppare un'app per consentire alle persone di età minore di segnalare direttamente all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte eventuali violazioni di loro diritti o dei diritti dei loro pari. L'Università di Torino è rappresentata da un team interdisciplinare. Vi fanno parte, oltre alla professoressa Long, coordinatrice scientifica del progetto, che è un'esperta di diritto di famiglia minorile, anche il professor Rollè del Dipartimento di Psicologia e la professoressa Della Valle, che è un'esperta in servizio sociale. Unito è il capofila del progetto Children DigiCore e oltre agli aspetti organizzativi e gestionali si è occupato di operare una valutazione preliminare dei bisogni delle persone di età minore. Tale valutazione, cosiddetta Need Assessment Evaluation, è avvenuta tramite un'indagine somministrata alle autorità pubbliche che si occupano di ricevere denunce o segnalazioni circa la violazione di diritto di persone di età minore. Tra queste, ad esempio, non soltanto autorità garanti per l'infanzia, ma anche magistrati minorili, servizi sociali, forze di polizia e servizi scolastici, in particolare referenti scolastici per il bullismo. Dai risultati delle indagini condotte da Unito sono emersi tre dati fondamentali. Anzitutto sono ancora pochissime le segnalazioni che sono state presentate negli ultimi anni direttamente dalle persone di età minore alle autorità competenti. Le autorità italiane coinvolte nell'indagine hanno infatti dichiarato che per l'anno 2020 sono state presentate direttamente dalle persone di età minore meno dell'1% delle segnalazioni totali ricevute. Inoltre vengono evidenziate da un lato la mancanza di modalità specifiche per consentire alle persone di età minore di procedere con delle segnalazioni in autonomia e dall'altro lato l'ancora frequente ricorso a quelle che sono delle modalità tradizionali per le segnalazioni, tra queste lettere cartacee, colloqui in presenza, colloqui telefonici e in alcuni casi fax. Non sono invece contemplati strumenti child friendly, quali ad esempio applicazioni.